Ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Il giorno dopo di Cagliari-Inter bisogna dire solo una cosa: siamo lì e ci dobbiamo credere. I conti si fanno domenica prossima. Il bilancio della stagione sarebbe trionfale se accadesse quello che tutti vorremmo accadesse. Dovrò battere la Samp e il Sassuolo, vincere contro il Milan, ma non si può parlare prima delle partite. Il campo deve parlare. Il campo ieri ha parlato e ha visto un Inter forte di testa, forte di mentalità, perché giocare dopo il Milan e sapere che il Milan aveva battuto l'Atalanta non era semplice a Cagliari, e lo avevamo visto già dai primi 6 minuti quando Lico Giannis aveva chiamato Handanovic al miracolo. Però poi la gara è andata in discesa, nonostante il gol annullato a Skriniar, giusto, rivedendo le immagini. E però che dire, i conti si fanno alla fine, quindi milanisti, interisti, anche esterni, parliamo dopo le partite. E se dobbiamo parlare di uno scudetto del Milan, beh, io sarò il primo a fare i complimenti, perché lo meritano. Ma non è ancora finita, quindi ragazzi, lasciate un like, commentate con la vostra su questo rush finale, e ce lo meritiamo il rush finale. Perché, come detto, siamo forti mentalmente in questo periodo. Dopo la batosta di Bologna non abbiamo più perso, però quella sconfitta a Verona potrebbe essere fatale. E siamo forti di testa, siamo forti nell'organico. E vediamo se ce la faremo a strappare anche il terzo titolo. Al rush, proprio al photo finish. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Qui da Dani Nerazzurro è tutto. Ora torno a casa perché sta a fare la schiova bella.